Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, anzi buon pomeriggio. Vi presento Fabiana. Buongiorno a voi. Allora, lei è venuta circa un mese fa con questo problemino estetico, cioè aveva tre angiomi stellari, uno proprio vicino all'altro. Mi ha chiesto, diciamo, di toglierli, di rimuoverli, perché non si sentiva più a suo agio, giusto? Sì, assolutamente sì. Con quell'inestetismo. Io ho detto, spiegato, guarda che è un periodo estivo, mi raccomando, detto, Teresa, non si preoccupi perché io non andrò al mare, difatti è stata bravissima. Quindi me la sono presa a cuore, ho fatto appunto il trattamento vascolare più adatto e più idoneo per questo caso clinico, cioè ho utilizzato come sorgente laser il neodimio, quindi neodimio Yant, e abbiamo praticamente, si può dire, risolto il problema? Assolutamente sì, in pochissimo tempo hai una seduta solamente, lei non è andata a mare, quindi è rimasta... Sì. Allora, racconta un po' la tua esperienza. Beh, cosa posso dire? Io considero sempre a chiunque la dottoressa Marina Conese, è stata una delle migliori scoperte degli ultimi tempi, ha esaudito quello che volevo ormai da tanto tempo, che ovviamente rimandavo sempre, e in pochissimo tempo, in una sola seduta, ha esaudito quello che ho richiesto alla dottoressa, e non posso essere più che grata a lei e al suo staff, diciamo. Grazie Fabiana. Questo era solo per farvi vedere prima alla dermatoscopia come si presentava l'angioma, e subito dopo era abbastanza infiammato, e come invece si presenta oggi alla dermatoscopia. Quindi il vaso centrale è stato completamente ischemizzato per la cosiddetta fototermolisi selettiva, del tipica appunto della sorgente laser del neodimio Yant, e quindi abbiamo avuto, a distanza di un mese, sì, esattamente un mese, un mesetto, diciamo, questo. Vuoi far vedere, Francesco, anche per quanto riguarda l'antera? Noi l'abbiamo studiata anche con la spettrofotometria, cioè con un sistema multispettrale, dove è possibile valutare diversi parametri della pelle, quello che faccio durante il check-up cutaneo, cioè la pigmentazione, la vascolarizzazione, quindi la presenza del cromoforo emoglobina, come interessava appunto a lei in questo caso. E guardate, questo erano i tre angiomi praticamente prima del trattamento vascolare. Questo invece subito dopo aver effettuato il trattamento vascolare, quindi si vede appunto come l'infiammazione che si crea con la fototermolisi selettiva poi si riflette sull'antera, e questo invece è oggi. Quindi dovete tenere presente prima e dopo. Questo è quindi anche oggettivato, cioè quello che noi facciamo qua in studio viene praticamente oggettivato poi con il sistema multispettrale. E allora Fabiana ha già detto tutto. Grazie mille, dottoressa. Prego, era solo per farvela conoscere, perché è veramente così carina. Grazie. Un abbraccio a tutti quanti.